Fabio, cosa è successo in Italia in questo periodo? C'è Ma la ministra dell'educazione che ha plagiato la laurea. C'è Zingaretti che apre il PD a tutte le sardine, i cazzi e i buffi, e non capisco né cosa ci sia di bene né cosa ci sia di male. C'è, non ho capito questa storia del referendum per l'abbassamento del numero di parlamentari, tutto no, struscio. contro la riforma costituzionale che riduce il numero dei parlamentari. Poi c'è tutto sto strofinio sulla prescrizione di cui abbiamo già parlato. Poi cos'altro c'è? E poi le elezioni in Emilia-Romagna. Oggi, capito, c'è tutta questa grandissima fibrillazione, insomma, sono tutti. Guarda, l'elezione in Emilia-Romagna, la Lega presenta un candidato inesistente, che neanche si fa vedere perché è inesistente. La Borgonzoni addirittura ha detto che una volta che sarebbe stata Presidente della Regione avrebbe creato l'assessorato al turismo, che esiste già. Sbaglio ogni tanto come geografia, cioè, è una persona impresentabile. La meraviglia è che nonostante questo non è che sia così lontani nei sondaggi, però sotto un certo aspetto dispiace tutto questo logorio della Lega di fare questa campagna per sostenere un candidato inesistente, dire che con 1 milione di voti teorici che hanno in Emilia-Romagna potrebbero trovare qualcuno di meglio, non so come è possibile. Per cui io dico Bonaccini e continuo a dire Bonaccini. Tutta la società intelligente e civile dell'Emilia-Romagna si è schierata con Bonaccini. Per quanto però le aree tradizionali, diciamo rosse, si restringono sempre, sono ristrette intorno a Reggio Emilia, intorno a Bologna, intorno a Ravenna. Cioè, sono sempre Sì, perché hanno fatto nei comuni la Lega ha posizioni importanti, no? Fatte nell'Interland, sì, nell'Interland delle città, poi Parma, Piacenza, ha fatto della strada. Ferrara, per dire, no? Però purtroppo la Lega credo che finirà col pagare l'inconsistenza del candidato. Ed è un po' ridicolo vedere Sgarbi in lizza per Forza Italia movimentata, la Lega, Fratelli d'Italia, tutti quanti a sostenere per un'elezione importante, a sostenere un candidato inesistente. sì, comunque i sondaggi sembrerebbero, curiosamente, insomma, gli ultimi sondaggi, perché adesso per i 15 giorni precedenti alle elezioni non si possono più pubblicare, gli ultimi sondaggi dicono che Bonaccini come presidente vince, però la coalizione, diciamo, dei partiti di opposizione, la coalizione centrodestra, prende più voti, quindi si troverà Minoranza. senza una maggioranza in consiglio, questa sarebbe un'altra faccenda Ah, abbastanza. interessante, questo può darsi. Perché appunto votano Bonaccini perché gli riconoscono una maggiore competenza rispetto alla No, Borgonzoni, però una competenza la gente. rispetto al nulla, cioè una competenza al positivo rispetto al negativo, non è neanche a dire maggiore, capito? No, e mentre sul, diciamo così, sul voto politico, sul voto di lista, sfogheranno i risentimenti contro un sistema di potere che dura da 70 anni, sfogheranno le rimostranze, le frustrazioni che Parma ha contro Bologna, che il piccolo paese ha contro la città, i disservizi che, veri o presunti, eccetera, eccetera. Quindi tutto questo, tutto quello che non va, si scaricherà sul voto in prevalenza, sul voto di lista. Questo sembrano indicare i sondaggi, però insomma la faccenda è questa, che sul voto in Emilia-Romagna hanno costruito una valenza nazionale e hanno costruita sbagliando proprio i partiti di maggioranza, cioè PD e 5 Stelle, in due modi. Numero uno, rinviando il voto sull'autorizzazione a procedere contro Salvini per il caso della nave Gregoretti, no? Quindi se deve andare a processo perché non ha fatto sbarcare i migranti quando è stato a luglio, se non ricordo
La seconda è che hanno rinviato la cosiddetta verifica, insomma, il vertice di maggioranza per decidere che cosa deve fare questo governo nel 2020, perché ancora non ne hanno idea, a dopo le elezioni. Quindi in entrambi i casi un segnale agli elettori che dice, vabbè, se vinciamo in Emilia-Romagna, poi vediamo cosa bisogna fare. Se perdiamo, qui implode tutto. In realtà, cioè, ci sono poi due alternative. Se anche perdessero in Emilia-Romagna, PD e 5 Stelle, ma sai, a livello politico dovrebbero arroccarsi ancora di più, no? Dice, vabbè, visto che siamo minoranza nell'elettorato, cerchiamo di rimboccarci le maniche e di risolvere la situazione, insomma, di recuperare il terreno perduto con un'azione di governo che sia appetibile per gli elettori. Invece, secondo quello che molti paventano, prevedono o sperano, se il PD e i 5 Stelle perdono in Emilia-Romagna, tutti questi senatori e deputati grillini che sono in fibrillazione, che sono in rivolta contro Di Maio, che fanno un giorno sì e un giorno no, salto della quaglia, è chiaro, a quel punto dicono, se Salvini gli garantisce le poltrone, come dicono loro, loro se ne vanno con Salvini e ciao ciao governo, non aspettano che la nave sia completamente affondata, vanno con quello che gli dà non solo la scialuppa, ma proprio passa con lo yacht e si riporta a bordo. Quindi questa è la cosa. Tra l'altro, allora, su questo poi si innestano altre due storie. A quel punto o ci sono truppe di salvataggio che vengono da Forza Italia, perché lì tra quelli di Forza Italia la paura di perdere il posto è palese, pazza, imperversa, perché sai, Forza Italia è il secondo gruppo al Senato, più senatori pure della Lega e pure del PD, quindi tutti questi senatori di Forza Italia verrebbero massacrati nelle urne, quindi è probabile che se escono i grillini entrino dei responsabili. Secondo punto si lega a questa faccenda del referendum. C'è stata una modifica costituzionale per abbassare il numero di parlamentari a 600, 400 deputati, 200 senatori, però dopo varie tribolazioni, dopo tutta una serie di voltafaccia, tradimenti, soccorsi, eccetera, eccetera, di cui vi risparmio la storia, hanno raccolto le firme, cioè un quinto dei membri di una Camera, infatti in questo caso il Senato, sembra che hanno raccolto 71 firme di senatori per chiedere un referendum confermativo della riforma costituzionale. Adesso la Cassazione sta vagliando, ma insomma pare che non ci dovrebbero essere problemi. Ci sarà questo referendum per abolire la riforma e quindi ritornare al sistema attuale con 630 deputati e 315 senatori. Sì, ma non mi credo che passi, No, non passa. Il referendum si dovrebbe fare tra aprile e giugno. Non c'è quorum, però, Attenzione. Questa è una cosa importante. Quindi, siccome andranno in pochi a votare, credo io, la partita è abbastanza aperta. Salvini, che ha votato 4 volte, no? per la diminuzione del numero di parlamentari, ha dato invece una mano per trovare le firme. Perché? Perché se ha bisogno di transfughi, ha bisogno anche di posti in Parlamento. Quindi se il numero dei parlamentari non diminuisce, lui ha il gioco più facile a
assicurare un seggio sicuro. Sì, ma ci sono anche dei calcoli, con le varie leggi elettorali, di chi guadagna o chi perde, se calcolano. Poi c'è la legge elettorale, stanno facendo questo Germanicum, lo chiamano, che sarebbe un proporzionale con una soglia di sbarramento al 5%, come in Germania, appunto, da cui il nome, e un diritto di tribuna per i partiti che non raggiungono il 5%, insomma anche lì si inquadra la partita elettorale. Poi c'è un altro referendum ancora, è stato chiesto dalle regioni leghiste per eliminare la quota proporzionale dall'attuale legge elettorale e quindi avere un sistema uninominale puro, credo, a quel punto, come quello inglese sostanzialmente. Quindi ci sono tre gambe di questo tavolo squinternato: la legge sull'uninominale, chiamiamola così, la legge il referendum sul passaggio all'uninominale, il referendum sul taglio dei parlamentari e la legge elettorale, quella ordinaria, che dovrebbe se cade il governo si va a votare? Io credo di no. Cioè, Mattarella ha detto sempre no, questo è l'ultimo governo, la legislatura, però se andasse a votare si voterebbe per 600 parlamentari o per 1000? Adesso si voterebbe con il vecchio sistema. Se si vota prima del referendum, si vota con il vecchio, tra virgolette, sistema, cioè con il sistema con cui si è sempre votato, perché finché non c'è il referendum che conferma o rigetta la proposta di modifica costituzionale, resta in vigore la Costituzione, gli articoli della Costituzione originale. Quindi anche quello, dicevano, questo referendum in realtà favorisce chi vuole le elezioni anticipate, perché in questo modo i senatori e i deputati attuali hanno maggiori speranze di essere riconfermati e quindi c'è questa finestra tra gennaio ed aprile, massimo maggio, in cui se si va alle urne si vota con un vecchio sistema, cioè si elegge lo stesso numero di rappresentanti in Parlamento. Poi, ultima cosa, molto interessante, su cui si stanno arrovellando gli analisti politici, è l'annuncio sparato in prima pagina dal Fatto Quotidiano che Di Maio si sarebbe dimesso prima delle elezioni in Emilia-Romagna, hanno dato persino una data, il 20, in modo da non essere il parafulmine delle accuse che sarebbero seguite alla sconfitta in Emilia-Romagna, e per evitare che i parlamentari se ne andassero in massa verso la Lega, quindi per ridare un po' di ruolo ai peones grillini, in modo che li si potesse indurre a restare. Di Maio ha negato, indignato, che tutto questo potesse essere remotamente vero, però insomma il fatto ha confermato che di questo si parla all'interno del Movimento 5 Stelle. Anche quello sarà interessante. Se Di Maio si dimette o un po' prima, o come più probabile un po' dopo le elezioni in Emilia-Romagna, sa, quel magma che è diventato di umore, di sentimenti, lotte, faide, tutto quanto si possa di negativo immaginare, che è diventato il Movimento 5 Stelle, veramente cioè offrirà uno spettacolo di cui avremo molto da ridere e molto da parlare, credo io. Cioè, alla fine non sappiamo né se si vota, né per quanti si vota, né con che legge si vota, né se si voterà. Sì. Ma io, sai, la tentazione di c'è un grossissimo numero di parlamentari nel Parlamento attuale che, se si va a votare
con quale che sia la legge, quanti che siano i parlamentari da eleggere, non rivedrà mai più il seggio a Montecitorio o a Palazzo Madama. Quindi c'è una grossa tendenza a rimandare le elezioni il più a lungo possibile. Questo, c'è una tendenza contraria delle opposizioni, ovviamente, ad andare a votare subito. I rapporti di forza al momento tendono per la conservazione. Ma tutto salta, ossia, se Bonaccini vince e il PD tiene, non succede niente. Ma niente, forse no, perché comunque, sai, i 5 Stelle prenderanno una grossissima sberla in Emilia-Romagna. Cioè, si dice che cioè, se prendessero il 10 sarebbe una vittoria, verrebbe considerata una vittoria. Ma sono piuttosto, insomma, le aspettative sono che prendano il 5, quindi che vengano praticamente azzerati in regione, che poi era la regione da cui loro erano partiti, no? I primi successi con questo Fabia, che poi è finito male, insomma, è stato espulso, litigato, eccetera. C'è Pizzarotti, un altro caso, insomma, che ha aperto un po' la scena politica a questo movimento nuovo. Quindi se perde Emilia-Romagna è praticamente un segnale psicologicamente devastante, perché perdono in quella che loro, che era stata la loro culla. Quindi non è che tutto, diciamo, si risolve, però ci sarebbe meno la tentazione degli attuali deputati grillini a passare dall'altra parte, e quindi magari con qualche transfuga il governo tiene. No, voglio dire, se andassero così così c'è meno tentazione, ma se crollano c'è il fuggi-fuggi. Fuggi-fuggi dove? Verso la Lega, non lo so io. Verso la Lega. Sto a sentire, mi giro la testa, Fabio. Non ho capito, Cioè, faccio prima, voglio dire, se mi parli dell'Oman ti ascolto con interesse. Se mi parli di sta roba qui divento pazzo, sì. Ho fatto solo per solidarietà con i nostri ascoltatori, capito? Per carità. Sì, sì. No, ma sai, non è che sia, cioè, è tutti quanti, cioè, l'opinione pubblica è completamente frastornata, cioè, capisce, afferra alcune cose, alcuni pezzi, capito? È un mosaico dadaista di un quadro cubista, la situazione politica italiana. Cui ognuno lo interpreta a modo suo, cioè ognuno ci vede quello che vuole in questi tratti, in questi disegni, in queste figure completamente dettate da una logica malata. E fatto, diciamo così, il vero dato è che queste elezioni in Emilia-Romagna segneranno uno spartiacque. O il governo o la maggioranza in qualche modo tiene, se il PD tiene, tiene anche la maggioranza, o se no entriamo in una fase di assoluta confusione in cui può succedere di tutto, anche che Berlusconi vada a sostenere il governo grillino, per dirci, per diciamo, tanto per capirci. Già. Quindi parola d'ordine, confusione massima. Sì, grande la confusione sotto il cielo, direbbe. Grande la confusione sotto il cielo. Però la probabilità che si vada alle elezioni è abbastanza modesta. Secondo me sì, almeno che proprio tutto il Movimento 5 Stelle si trasferisca armi e bagagli con la Lega, e a quel punto è inevitabile che si vada alla conta entro maggio, ecco. Tra aprile, massimo maggio. Va bene, Fabione, io non riesco più ad assimilare. Tu sei stato bravissimo e io ti ringrazio. Mi hai dato il quadro, ma non riesco più ad assimilare oltre. Dai, che ne riparleremo dopo il 26 gennaio. Ciao Fabio, un abbraccio. Ciao. Buone cose. Ciao. It's one shot, not a future, but sure, let's go!